One Podcast. Che film guardo stasera? Ve lo dico io, Betty Senatore. Nel 1998, un film che voglio raccontare oggi fece il suo ingresso nei cinema di tutto il mondo, come una tempesta. Una commedia leggera ai confini del nonsense, firmata dai geniali fratelli Bobby e Peter Farrelly, che segnò una svolta nelle carriere di questa coppia di registi e sceneggiatori, nonché in quelle della protagonista, Cameron Diaz. Inoltre confermò Ben Stiller come uno dei talenti comici emergenti di quel periodo. La performance straordinaria di Matt Dillon nel ruolo del terzo protagonista aggiunse un tocco indimenticabile a questa storia. Il successo di Tutti pazzi per Mary è stato un contributo e un beneficio per tutti coloro che ne hanno fatto parte, compresi i personaggi marginali interpretati da Richard Jenkins, l'eclettico comico televisivo Harland Williams e la stella del football americano Brett Favre. Questo film è diventato un fenomeno, unendo il plauso unanime della critica al caloroso apprezzamento del pubblico, incassando oltre 369 milioni di dollari in tutto il mondo e portando a casa numerosi riconoscimenti, tra cui 2 nomination ai Golden Globe, 4 premi agli MTV Movie Awards e altrettanti ai Teen Choice. L'approccio provocatorio e politicamente scorretto del film ha portato a divieti per i minori in molti paesi, rendendo ancor più intrigante la prospettiva di vederlo per il pubblico giovane. Senti, dopo aver fatto sesso con una ragazza e sei sdraiato accanto a lei nel letto, sei agitato? No. No, non lo sei. Perché? Perché sono stanco. Sbagliato. È perché ormai non hai più quella fissa in testa. Cristo, quella roba ti fotte il cervello. Ascolta, il momento più sincero nella vita di un uomo è rappresentato da quei pochi minuti dopo essersi scaricati. Questo è clinicamente testato. E il motivo è perché non stai più cercando di farti una scopata. Stai pensando come una donna. E le donne ci vanno matte. Sono un vero pericolo. Vado in giro con un'arma carica. La trama, in apparenza semplice, non rende giustizia alla potenza di questa pellicola. Al centro c'è un appuntamento mancato tra due adolescenti, con Ted che, tormentato da quell'evento, lo racconta al suo analista 13 anni dopo. Convinto dall'amico, Ted assume un investigatore privato per rintracciare la donna, ma le cose prendono una piega inaspettata. L'investigatore si innamora di Mary e, inventando storie stravaganti, cerca di conquistarla. Il povero Ted, scoperto l'inganno, si lancia in una ricerca frenetica a Miami, incontrando una galleria di personaggi eccentrici tutti pazzi di Mary. Ma cosa rende così speciale Mary? Riuscirà Ted a rimediare al torto subito dal destino e dall'investigatore privato? In caso non l'abbiate ancora capito, il film regala risate a non finire e offre alcune sequenze rimaste impresse nella storia della commedia americana che vale assolutamente la pena scoprire o riscoprire. Tutti pazzi per Mary è disponibile su Disney Plus. Fazzoletti 1 su 5, popcorn 4 su 5. Lo consiglio perché è un film folle, forse a tratti disturbante, ma visto ai giorni nostri, molto maschilista. Buon divertimento!